caracter del facta di funzione pubblica Beser Urbino. Buongiorno a tutti. Anch'io voglio dire tantissime cose, ma come Javi, io sono timido, sono un po' un uomo contrariato. Qualche volta mi sfuggono delle parole un po' dure. Preferisco leggere per il momento. Oggi stiamo vivendo in un paese colpito di una crisi economica devastante. Stiamo vivendo in un paese con tantissimi disoccupati, soprattutto i giovani e le donne, un paese con tantissime casse integrate, esodati e anche suicidati. Stiamo vivendo un paese dove le aziende chiudono e non hanno ancora smesso di chiudere. Un paese con tantissimi vecchi e poveri, oggi anche nuovi vecchi, con anche nuovi poveri. Dicono che è una crisi mondiale, una crisi globale, una crisi generale. Mondializzare e generalizzare per ridimensionare le responsabilità, dove i colpevoli sono sconosciuti, non hanno né nome né cognome né indirizzo. Quelli che hanno pagato di conseguenze, tutti hanno un nome, un cognome e un indirizzo. Quelli che hanno pagato le conseguenze, tutti hanno un nome, cognome e indirizzo e non hanno faticato molto, Cornero, a notificarli, ovviamente per fare tassa. Per fare tassa sono conosciuti, ma quando si tratta dei loro diritti sono sconosciuti, sono solo ombre. Una crisi così drammatica, così devastante, non ha risparmiato nessuno, poveri, meno poveri, stranieri no, le persone a prescindere della loro provenienza, della loro credo, dal loro credo, della loro lingua, dal loro colore, della pelle, tutti hanno bisogno di tante cose che le permettono di sognare un futuro, ma questa crisi le ha tolto tutto ciò, anzi le ha offerto in cambio incubi non sognati, visti e vissuti. E ha perso il lavoro, non ha perso solo la somma di denaro che le permette di mantenersi autonomamente, ma con il passare del tempo si rende conto che ha perso il certificato di dichiarazioni della sua vita, della sua esistenza. E noi non possiamo essere indifferenti e insensibili alla loro sofferenza. L'indifferenza, l'arroganza, l'insensibilità, l'odio, la violenza non sono né cultura né multicultura. Sono solo guasti culturali e multiculturali. Per ricostruire l'economia dell'Europa dopo guerra si è servito del famoso piano Marshall. Oggi mi sembra che abbiamo bisogno di un altro piano, ma non solo europeo, ma questa volta un piano mondiale, culturale e multiculturale per arginare guasti del cattivo consumo civile e morale. Per la tutela dei diritti, la CGIL parla con tutti
che non fa sconto a nessuno. Questo era lo slogan della CGIL per la dichiarazione dei redditi. Mi è piaciuto. La tutela in base di diritti e doveri. Noi alla CGIL ascoltiamo tutti e non facciamo sconto a nessuno. Non è uno slogan, ma è un dato di fatto. La CGIL tutti i giorni fa i conti. Cerchiamo di mantenere una linea di equilibrio per soddisfare le esigenze delle persone. Qualche volta è andato tutto in buon fine e qualche volta no. E se le elementari provengono sia dalla parte dei stranieri sia dalla parte dei cittadini non stranieri, è perché noi non siamo perfetti, ma abbiamo solo intenzioni perfette. Parliamo e ascoltiamo tutti e non facciamo sconto a nessuno. Lamentele continuano ad arrivare da entrambi, stranieri e non, questo vuol dire che la CGIL sta facendo la cosa giusta. L'ignoranza porta alla paura e la paura porta all'odio, l'odio porta alla violenza e nell'interesse di tutti scongiurare tutte le forme di violenza e soprattutto quella che sta crescendo contro le donne. La violenza contro le donne non è cultura né multicultura, ma è una ferita enorme, è un paradosso antropologico davanti al quale bisogna allarmarsi prima che sia tardi. Per concludere io vi cito un po' di righe dal libro L'albergo dei poveri di Taher Ben Jelloun, un scrittore maltese. Ha detto: ci siamo battuti per il rispetto dei diritti dell'uomo da parte dello Stato, ma abbiamo dimenticato di batterci perché questi stessi diritti fossero rispettati tra di noi, nella vita quotidiana, nel vicinato e nella promiscuità. Un altro brano. Un clandestino, parla di un ragazzo senegalese, un clandestino tra tanti immigrati alla deriva, il relitto di una barca che continua ad affondare, sempre con quella lucina che ci accende in fondo a un corridoio, con la speranza di emergere, di essere un cittadino come gli altri. Momo aspetta dei documenti, ma non aveva un lavoro, una ragione per trovarci sul territorio italiano. Faceva parte della schiera di ombre non invitati al banchetto. Non aveva un mestiere, non sapeva fare niente con le sue braccia enormi, ma sorrideva alla gente, ottimista e spensierato. Avrebbe potuto piantare un albero al centro di una piazza e comunicare l'ottimismo ai passanti che hanno tutto per essere felici, ma sono tristi, angosciati e poco fiduciosi nel futuro. Questa è cultura e cultura.